La piscina di Mugion è in cerca d'autore. Spiace scomodare perfino Pirandello, ma la verità è questa. Abbiamo una piscina olimpionica chiusa da oltre 4 anni, dal luglio 2019, e non si capisce di che sorte vivrà, se vivrà. Ci spieghiamo. Ci sono 3 opzioni in campo. La prima, che era stata definita ancora dalla precedente amministrazione comunale, il rifacimento di una nuova piscina con un project financing, con una spesa ingente, che però il nuovo sindaco Alessandro Rapinese, fin dalla campagna elettorale, ha detto che non era la strada da percorrere. La seconda, la strada indicata dal primo cittadino, che era quella della riparazione, circa 600.000 euro, e la piscina avrebbe proseguito il suo cammino. Probabilmente ha giocato male il fatto che ci sia stato anche un atto di vandalismo, siano stati trovati tranciati dei cavi nella centrale elettrica e quindi questa opzione è rimasta, per così dire, congelata. E la terza ipotesi è invece quella di che Como riesca ad ottenere i fondi del PNRR per la creazione del Centro Tecnico Federale degli Sport del Ghiaccio, derby con Varese, che rischia però di non vincere Como e di non vincere Varese, perché secondo le ultime informazioni potrebbe essere Milano il terzo che gode. Arriveremo a questo punto, se così sarà, e allora davvero si dovrà decidere cosa deve essere di questa piscina. Non può rimanere chiusa. Negli anni Como ha avuto lavori in quasi tutte le sue piscine. È ora che questa, che serve a tutti i comaschi a vario titolo, sia una piscina dove non si cade nel vuoto, dove non si annega nella vasca vuota. Sarebbe una iattura.